Ciao a tutti gli appassionati di orologi, quello di oggi sarà un video decisamente diverso dal solito. Intanto perché l'avrete facilmente intuito, ho deciso di mostrarmi e mostrarvi chi si cela dietro alle mie recensioni. Così forse l'amico e, se vogliamo definirlo, collega Stefano Cecchini potrà essere soddisfatto, visto che ha esercitato notevoli pressioni nei miei confronti perché questo potesse succedere. E poi perché, anziché farvi la recensione di un orologio come sono abituato a fare di solito, ho pensato di parlarvi di un paio di cinturini che ho appena ricevuto. Si tratta di cinturini acquistati da un negozio online con il quale non ho alcun legame, ci tengo a sottolinearlo, e ci tengo a sottolineare che, come al solito, io vi parlo sia degli orologi che degli accessori e dei cinturini soltanto come un appassionato, e quindi sono totalmente libero di esprimere le mie opinioni. Ma comunque, vediamo nel dettaglio. I cinturini acquistati da WatchGecko arrivano confezionati singolarmente all'interno di queste buste in plastica trasparenti con zip. Sono ovviamente marchiate con il logo del negozio e all'interno delle buste, oltre al cinturino, sono presenti anche delle spring bar omaggio. Per comodità e anche per velocizzare un po' il video, ho già spacchettato tutti i cinturini e li ho installati sugli orologi per i quali li avevo ordinati. Vediamo nel dettaglio ogni singolo modello. Dunque, il primo modello è questo. Il nome è Zulu Diver Divers 2-Piece. È un cinturino in nylon con interno il materiale, sembra quasi un microfibra scamosciato, non è pelle. Viene dichiarato come materiale impermeabile. Non so ancora bene quanto lo sarà, ma valuterò. Il livello di finitura è piuttosto buono, soprattutto se rapportato al prezzo di 15,48 euro sul sito. Le cuciture sono perfette, ci sono varie versioni, questa qua è la versione nera con le cuciture grigie che si intona perfettamente con la riedizione delle 62 Mass. Esistono poi altre versioni, altre colorazioni, sia per quanto riguarda la colorazione principale del cinturino, sia per quanto riguarda la colorazione delle cuciture. Mi piace moltissimo la fibbia perché è personalizzata e ha un design inedito, non è una delle classiche fibbie che potete trovare sugli altri cinturini. Mi piacciono un po' meno questi passanti perché sono molto larghi e non rimangono bene in sede, soprattutto anche quando viene inserito lo spezzone del cinturino. Per il resto è un cinturino fatto molto bene, si presenta piuttosto rigido al momento, ma è nuovo e quindi deve ancora prendere la forma arrotondata del polso, e credo che sarà un'ottima scelta sulla riedizione del 62 Mass. L'altro modello è questo, il Jonathan GP 298 Pro Perf, che sta appunto per perforato. È un cinturino in pelle nera con impunture, con cuciture di diverse colorazioni. Io ho scelto la rossa perché si intona alla perfezione con la punta rossa della sfera dei secondi cronografici. Ma volendo ci sono anche con le cuciture bianche, arancioni e blu. È molto ben fatto, non è troppo spesso, quindi è anche piuttosto morbido e flessibile. I fori della perforazione sono regolari e ben realizzati. Molto bella anche qui la fibbia, che è in acciaio spazzolato e sembra essere molto solida. I passanti in questo caso sono fatti bene e sono piuttosto aderenti anche quando si infila lo spezzone. L'unica nota negativa, ma questa è una cosa decisamente soggettiva, è quella che ho dovuto fare un foro in più, perché io comunque ho un polso piuttosto piccolo di 16,5 cm di circonferenza, e visto che questi non sono fori normali ma sono fori rettangolari, è stato un po' difficile, anche se comunque sono riuscito a fare un buon lavoro, direi. Dulcis in fundo ci sono due cinturini NATO che sono della stessa tipologia ma cambia soltanto il colore e la misura, che sono gli Zulu Diver Iridescent Linen Wave NATO. Questi cinturini sono, come dice il nome stesso, vagamente iridescenti. Ciò significa che la finitura superficiale di questa stoffa è lucida e quando viene colpita dalla luce regala dei riflessi particolari. Come potete facilmente notare, ho scelto, nel caso di questa versione in 22 mm, questa
colorazione con questo effetto vagamente cangiante, iridescente, proprio per adattarsi alla perfezione con il quadrante dello Shogun in edizione limitata. E devo dire che è una scelta davvero azzeccata. Come cinturini NATO sono realizzati una stoffa che è più spessa rispetto alla stoffa tradizionale, viene classificata come stoffa premium. Ciò nonostante sono molto morbidi, molto flessibili, non sono rigidi per nulla. E il dettaglio che me li ha fatti scegliere principalmente è il fatto che sono estremamente lisci. Quindi, dato che sono sempre preoccupato quando utilizzo i cinturini NATO, perché spesso c'è il rischio che lascino dei segni sul fondello della cassa, essendo così lisci, probabilmente non dovrebbero lasciare segni particolari. Questo lo spero. Sempre della stessa linea, quindi con lo stesso tipo di cinturino, questo è un'altra variante cromatica in 20 mm di misura, e anche in questo caso trovo che l'abbinamento tra questo colore azzurro-grigio e il grigio sui fianchi sia perfetto e si adatti alla perfezione al Seamaster 300. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se pensate che sia utile per voi che faccia dei video di questo genere parlando di accessori, cinturini e altro, sempre legato ovviamente al mondo degli orologi. Come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale perché penso che sia il modo migliore per aiutarmi a migliorare e a crescere. A presto, al prossimo video, ciao!